John Borno, ragazzi, e benvenuti nel mercato che farei. Senz'altro tutti, pure tu che mi stai guardando, si staranno chiedendo perché ci hai messo così tanto a far uscire il Barcellona. Per un semplice motivo, anzi non è semplice per niente a dire la verità. L'avevo scritto, l'avevo registrato, poi mi si è scancellato. Senti che stavo a dire, mi si è cancellato il file, non so perché. Ho perso il foglio su cui l'avevo scritto, quindi ho dovuto riscriverlo, lo sto riregistrando. Non ce la faccio più, sto per esplodere. Partiamo subito. E partiamo ricordando delle cose molto importanti. Se il Barcellona ha acquistato già qualcuno e io non lo voglio acquistare, non lo acquisto, non venitemi a dire ma ha già comprato, chi se ne frega, io non lo acquisto. Devo ringraziare Carlo Rossetti e Simone Palumbo che mi hanno aiutato a creare il Barcellona, il mercato che farei del Barcellona. Questo è il Barcellona, almeno 5.500 mi piace qui sotto se volete il mercato che farei di un'altra squadra, magari, che so, del Bayern Monaco. E noi partiamo subito, via. Abbiamo Ter Stegen, Silesen, Matip e Ortolan, che è il giovane che esce adesso dalla primavera. Io non so voi come la pensate, però secondo me Ter Stegen deve andare via. Non ha dimostrato di essere quel giocatore, quel portiere adatto al Barcellona. So che il Barcellona ha avuto per tanto tempo Valdés, quindi molti diranno sì, ma cioè il Barcellona aveva Valdés, ha vinto tutto bene, ma quest'anno al Barcellona, perché l'anno scorso è mancato, serve un portiere che sappia parare, e per me Ter Stegen non lo è. C'ha delle offerte grandi, anche di 25 milioni di euro, io lo andrei a vendere a 25, magari con una ricompra a 40-45, come volete voi, così in modo che se dovesse diventare un fenomeno lo riprenderesti. Come secondo terrei Silesen a fare l'alternanza, poi con l'alternanza per niente, magari gioca le coppe spagnole, mentre Matip andrà via a zero. Mi terrei Ortolan come terzo, che è un giovane di prospettive e potrebbe far bene. Per quanto riguarda il portiere che andrei a comprare, spenderei 50 milioni di euro in pacco e mi porterei a casa De Gea. Ragazzi, secondo me De Gea spagnolo accetterebbe l'offerta del Barcellona. Per me il portiere del Barcellona deve essere il portiere della Spagna. Non lo era prima, perché lo era il portiere del Real Madrid, era Casillas. Adesso però deve essere questo, deve essere il portiere della Spagna. De Gea è il portiere della Spagna, si offre tanti soldi per De Gea, probabilmente accetterebbe. So che fa la Champions con il Manchester, so che è tanti anni che sta al Manchester, però tornare in Spagna nel club più forte degli ultimi 20 anni della Spagna, perché sì, Real Madrid adesso magari è anche più forte, però degli ultimi 20 anni il Barcellona ha fatto la storia di questo decennio, ventennio, quindi secondo me accetterebbe. Anche a questo punto avremmo De Gea, Silesen, Ortolan e un bilancio in attivo di 175 milioni di euro, perché sono partito con 200 bombe. Detto questo, passiamo ai difensori centrali. In difesa abbiamo veramente, ragazzi, non stiamo messi malissimo. Qualcuno mi ha detto di rifare totalmente la difesa, io non la penso così sinceramente, perché abbiamo Piqué, Umtiti, Mascherano, Vermaelen e Matthew. L'unico secondo me da estirpare è Vermaelen. Perché? Perché i titolari devono essere assolutamente Piqué e Umtiti, secondo me, con Mascherano a fare l'alternanza. Vermaelen lo caccerei via a calci nel sedere, mentre Matthew lo terrei come buon giocatore, panchinaro, esperto, può fare anche il terzino benissimo. Con diciamo Vermaelen lo vendo a 5 milioni, spero di farceli almeno 5 milioni, data l'esperienza di sta sega clamorosa. Andrei a prendere per 40 milioni di euro Matip. Matip, ragazzi, ha fatto una buonissima stagione a Liverpool, quindi secondo me offrendo 40 milioni di euro riusciresti ugualmente a prenderlo, e ti assicuri, diciamo, un ottimo giocatore. C'è da dire che qualcuno mi dirà sì, ma perché Matthew dovrebbe andare al Barcellona via dal Liverpool che gioca titolare? Ovviamente andresti a mettere ogni tanto Matip. Ovviamente andresti a mettere Matip di tanto in tanto, cioè oggi lo metti, oggi no, oggi lo metti, oggi no, per farlo crescere. L'anno prossimo, due anni, sarà il titolarissimo del Barcellona. So che qualcuno di voi non lo vedrà titolarissimo, però ragazzi, Piqué comincia a avere una certa età, Mascherano ha già passato una certa età, Matthew sta andando in decomposizione, quindi per me il Barcellona deve ricreare la difesa. A questo punto, avendo Piqué, Mascherano, Matthew, Matip e ovviamente un Titi con un bilancio di 140 milioni, ce ne andiamo sui terzini. E qua va rifatto qualcosa. Perché? Perché innanzitutto Sergi Roberto me lo butto a centrocampo, perché non è un terzino. C'è tutto l'anno terzino, ma di terzino non c'ha nulla, quindi lo butto a centrocampo. Per quanto riguarda i terzini, a destra abbiamo Vidal e Douglas, mentre a sinistra Jordi Alba e Digne. La sinistra è perfetta, cioè Jordi Alba è un titolarissimo fantastico, Digne è un panchinaro fantastico, mentre a destra Alex Vidal come panchinaro non
non è niente male, quindi lo terrei. Mentre Douglas lo andrei a prestare. Ci serve un titolarissimo, anche qua metterei sul piatto 50 milioni di euro e porterei a Barcellona Bellerin. Bellerin, catalano, conosce il Barcellona, è forte, è bravo, per me potrebbe farci molto molto comodo. Lo andrei a prendere. A questo punto avremo a destra Bellerin e Vidal, mentre a sinistra Jordi Alba e Digne, e il bilancio ancora inattivo di 90 milioni di euro. È la volta dei centrocampisti centrali. Qua farò una mossa impopolare che a molti non piacerà, ma adesso ne parliamo. A centrocampo abbiamo Iniesta, Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, Andre Gomes, Denis Suarez, Rafinha e Alegna. Alegna, Regna, come cazzo si chiama? Vabbè, questo qua, questo giovane lo teniamo, tanto il Barcellona ha detto che lo blinda, quindi bene per loro, lo teniamo. Iniesta, Busquets, Rakitic per me sono intoccabili e titolarissimi. Qualcuno sicuramente si sarà aspettato, quando ho detto faccio una scelta impopolare, che vendevo Iniesta. No, ci mancherebbe altro. Mentre Sergi Roberto e Andre Gomes li tengo assolutamente come panchinari. Per me sono due ottimi panchinari che potrebbero farci comodo, niente di più però. Denis Suarez invece lo vado a prestare, così anche come Rafinha. Denis Suarez e Rafinha secondo me sono due giocatori buoni che per il futuro potranno servirci, però per il momento non sono ancora abbastanza esperti e qua sono inutili secondo me. Mentre ci servirebbe un acquisto che andrebbe, ragazzi, a prendere l'anno prossimo il posto di Iniesta, e io non punterei su Verratti. Ora qualcuno si lamenterà, qualcuno si getterà dalla finestra, però non so, ragazzi, quanto Verratti possa fare il salto, cioè in senso, pensiamoci un attimo, attenzione, facciamo facciamo un attimo un pensiero. Pensiamoci, allora, Verratti verrebbe a fare la panchina? No, verrebbe a fare il titolare. Quindi chi andresti a levare fra Iniesta, Busquets e Rakitic? E quello farebbe la panchina? No. Quindi per me l'acquisto di Verratti servirebbe solamente a destabilizzare l'ambiente, perché a questo punto lasceresti un top player, ma un top player comunque uno dei migliori centrocampisti al mondo, uno dei 10 migliori centrocampisti al mondo, fuori, per fare che? Per comprarne un altro. A questo punto io ribadisco il discorso che avevo fatto su Mbappé, che l'avrei preso a Real Madrid per fargli fare panchina e metterlo molto spesso e ambientarlo e farlo ambientare, e prenderei Saúl Ñíguez dell'Atletico Madrid. È fortissimo, per me esploderà, per me diventerà un giocatore fortissimo. Ovviamente il Barcellona dovrebbe leggermente mutare modulo, ma rimarrebbe sempre sulla teoria del 4-3-3, e avrebbe un giocatore che non quest'anno, perché quest'anno deve fare panchina, alternanza, panchina e gioca, panchina e gioca, ma l'anno prossimo sarà il titolarissimo. Quanto lo pagherei? 100 milioni di euro, che è la clausola rescissoria che sta pensando di mettere l'Atletico Madrid quando registro questo video. Se l'avrà messa più alta, ragazzi, mi dispiace, pagherò di più, però per il momento è 100 milioni di euro e io la pagherei. Forse per voi è un'assurdità, forse per voi un'enormità, forse per voi è sbagliato prendere a Saul per metterlo in panchina pagandolo 100 milioni, ma non sarebbe un piazzamento in panchina fisso? Tu gli assicuri di giocare titolare in futuro nella squadra, una delle due o tre squadre migliori al mondo. Per cui, ragazzi, tutti vogliono venire al Barcellona, tutti, nessuno escluso. Per cui secondo me, insomma, farebbe molto molto bene. A questo punto, avendo giocatori come Iniesta, Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, Saul, Andre Gomes, questo giovane molto promettente, con un bilancio di meno 10, ma comunque che andremo a risanare, passerei agli esterni. Sugli esterni il Barcellona ha Neymar, Messi, Arda Turan, El Haddadi, Teio e Camara. Qua va fatto un discorso molto importante. Per quanto ne so, Teio andrà via, non so per quanti soldi. Io lo do via, cioè nel senso, in questi giorni si parla di 5, 6, 7, 8. Io adesso lo do via così, senza metterci nessuna cifra, veramente nessuna cifra, ragazzi. Però in questo momento a me va bene così. E niente, detto questo passerei. Allora, Arda Turan lo cederei, perché per me, insomma, non ha fatto abbastanza. Offerte di 25 milioni di euro, e come dire no a 25 milioni di euro per Arda Turan? E l'Haddadi me lo tengo. Camara me lo tengo, perché fa bene. Neymar e Messi non partono nemmeno a scherzare, mentre ovviamente Milan l'ha già fatto, io lo avrei fatto comunque. 12 milioni per Deulofeu, me lo richiami in squadra. A questo punto avremo Messi, Neymar, Deulofeu e l'Haddadi, Camara e il bilancio inattivo di 3 milioni di euro. In avanti abbiamo Suarez e Pau Alcacer. Il Barcellona gioca con una sola punta, io me li terrei entrambi. Suarez è il centravanti fortissimo che serve, Pau Alcacer è il panchinaro che secondo me serve, quindi chiuderei con 13, sì, con 13, con 3 milioni di euro in attivo. Ti vado a leggere a questo punto la formazione titolare: De Gea fra i pali, difesa con Umtiti e Piquet, a destra Bellerin, a sinistra Jordi Alba. Mi stava cascando niente tutto addosso quello che ho a sinistra, c'è la luce. Ok, a centrocampo Iniesta, Busquets e Rakitic, con Saul pronto a subentrare. Davanti Messi,
Messi, Neymar e Suarez. Come avrete potuto notare, non abbiamo puntato a cambiare la panchina, cioè non abbiamo puntato a cambiare la squadra, bensì la panchina, e per me questo andava fatto. Fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate. Io vi ricordo 5500 mi piace sotto questo video e porterò il mercato che farei del Bayern Monaco. Io vi ringrazio come sempre per la visione, vi ricordo che in descrizione vi lascio il link del Messi 2.0 che apprende i pronostici, è veramente bravo, calcio e NBA è veramente bravo. Buon shalalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.